Questo sì, allora io ho 23 anni e questo è il mio primo cortometraggio, quindi era il mio progetto di tesi e mai mi sarei immaginata di finire in questi contesti, sinceramente. Prima c'è stato Venezia, l'esperienza Venezia, che è stata altrettanto magnifica, un po' mi mette in soggezione, perché comunque è la mia prima esperienza, quindi con tutti i suoi limiti, con tutte le difficoltà del caso. Dall'altra parte però mi sento anche onorata di essere qui con insomma, persone di cui ammiro anche il lavoro. Quindi non mi aspettavo di inserirlo in contesti proprio di festival, perché il cortometraggio partiva da un'esigenza mia di raccontare appunto una rottura familiare. E quindi volevo affrontare il senso del dolore e i suoi effetti, ed era in primis una cosa terapeutica per me, qualcosa di cui sentivo l'esigenza di parlare. E quindi in realtà poi è venuto tutto da sé, è stato casuale, però sono contenta. Sì, sono pronta alle critiche, sono pronta ai giudizi. Diciamo che più che il pubblico, in realtà il confronto costante è sempre con me stessa. Io tutte le volte che rivedo il mio primo lavoro, comunque ne vedo tutti i difetti, penso sempre avrei potuto farlo meglio, quindi in realtà poi le critiche, essendo il primo lavoro, sono certamente costruttive qualora poi decidessi di proseguire in questa direzione per poter fare meglio. Quindi. Mi ha anche detto che è normale. Quando si cresce bisogna dividersi, ma io non voglio che lei se ne vada.